Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Riprendiamo a parlare del D20 System da dove ci eravamo lasciati, i mostri e gli incontri. Per ora abbiamo principalmente visto la teoria, quindi da adesso si cambia e andiamo a vedere la pratica degli incontri nel D20 System. Cominciamo a parlare dalle cose più facili e poi man mano andremo alle cose più complesse. Questo ovviamente non è un argomento che si possa esaurire in un singolo video, quindi aspettatevi anche in questo caso una serie. Non perdiamo altro tempo e con oggi iniziamo a vedere come creare i PNG. Una premessa importante prima di cominciare. Per ora, quando ho fatto riferimento alle regole, ho sempre parlato dell'SRD 3.5 di Dungeons & Dragons, perché è quella più diffusa e quella che ha fatto da base alla maggior parte degli altri giochi. Per questa serie di video sui mostri, invece, andremo a prendere l'SRD di Pathfinder. In realtà la 3.5 e Pathfinder seguono esattamente la stessa logica per quanto riguarda creare i PNG e creare gli incontri. In realtà le differenze tra i due giochi sono proprio minime, ma Pathfinder utilizza il doppio dei talenti e ha molte più abilità speciali, quindi anche un mostro di livello più basso in Pathfinder normalmente ha proprio più roba rispetto a un mostro di D&D. Usando Pathfinder potrò quindi illustrare più cose senza dover creare build per i mostri esagerati. Ovviamente quando voi create i vostri mostri per la vostra quest o create i vostri PNG per la vostra quest, fate sempre riferimento al sistema di gioco che state effettivamente usando, che sia Pathfinder, che sia D&D 3.5, che sia D&D 3.0, che sia Star Wars D20 o quello che è. Chiarito questo, andiamo a vedere come iniziare con la creazione dei PNG. La prima cosa a cui dovete pensare è quale sarà il ruolo del PNG e quale funzione dovrà svolgere all'interno della storia, sia per quanto riguarda gli aspetti meccanici, sia per quanto riguarda gli aspetti narrativi. Ovviamente un PNG che debba infiltrarsi e tendere un'imboscata ai giocatori dovrà avere una classe e dovrà essere costruito con una build diversa rispetto a uno che debba affrontarli assaltandoli frontalmente. Ogni PNG deve essere sempre ragionevolmente competente nel fare quello che è previsto che faccia, semplicemente perché altrimenti lo scontro che ne verrà fuori, l'incontro che state preparando, non funzionerà come deve. Se il party viene preso in un agguato da dei mostri che non sono in grado di nascondersi, la cosa passerà da un momento di grande tensione a qualcosa di ridicolo e farsesco, che non è di per sé sbagliato, ma sarà molto diverso perché si passerà da un momento di tensione a un momento molto più leggero. Non necessariamente è quello che volete ottenere. Fate in modo che il PNG si adatti anche al ruolo e all'immaginario previsto per lui all'interno del vostro mondo di gioco e della vostra narrazione. Se avete descritto gli elfi come creature aggraziate e poi quando i personaggi incontrano gli elfi, questi sono dei barbari che gli corrono addosso con le asce sbavando, creerete una scollatura tra quanto si è detto e quanto effettivamente i giocatori esperiscono del mondo. Questo però è un argomento molto vasto e complesso, ne andremo a parlare piuttosto settimana prossima per l'arte del masteraggio. Per adesso dedichiamoci alla pratica del D20. Nell'ultimo video in cui si parlava di mostri abbiamo parlato di un'invasione di orchi. Vi lascio il link qua sopra nel caso l'abbiate perso, anche perché del mese scorso magari volete andarvelo a rivedere. Proseguiamo con quella storia e andiamo a vedere come creare il nostro PNG orco barbaro che farà parte dell'orda degli orchi invasori. Una volta stabilita razza e classe, quello che bisogna fare è stabilire le caratteristiche del profilo.
i PNG non tirano le caratteristiche né le scelgono con il point by o altri sistemi, hanno una loro serie di caratteristiche preimpostate che dipendono dal grado di sfida che si vuole dare al PG. Questi sono valori uguali per tutti i PNG e servono a fornire una standardizzazione che appunto è indispensabile per avere leggermente più coerenza quando si va a parlare del calcolo del grado di sfida. Le serie di caratteristiche sono due: la serie di Elite, 15, 14, 13, 12, 10 e 8, che è quella destinata agli eroi PNG, cioè quelli che hanno livelli nelle classi da personaggio. Questi PNG avranno un grado di sfida pari al loro livello di classe meno 1. E la serie non di Elite, 13, 12, 11, 10, 9, 8, che invece è quella utilizzata dalla maggior parte dei PNG senza nome che gli avventurieri falciano a centinaia nelle loro imprese, quelli che utilizzano le apposite classi da PNG. E avranno quindi il loro grado di sfida pari al loro livello di classe a PNG meno 2. Ovviamente questi valori non si usano in ordine, vanno poi assegnati in base all'esigenza della classe scelta. Nel nostro caso, parlando del barbaro, i due valori più alti saranno assegnati a forza e costituzione. Qui voglio aprire una piccola parentesi. Fate attenzione che il processo di creazione di un PNG non segue la logica del processo di creazione di un PG. I PG vengono creati per cercare di essere il più efficienti possibili, di avere più opzioni possibili, quello che viene detto il processo di ottimizzazione del personaggio. Una cosa del genere, per quanto riguarda i PNG, può essere utile farla quando si parla di boss, personaggi ricorrenti o comunque PNG con nome molto importanti nella quest. Non è il caso del nostro orco barbaro. La maggior parte dei PNG non serve che abbia una build efficiente, serve solo che sia ragionevolmente in grado di fare quello che è richiesto che faccia, nel nostro caso picchiare fortissimo i PG, e che sia ragionevolmente interessante da essere incontrato. Mettersi a creare una build ottimizzata per i PNG non solo rischierebbe di renderli troppo forti rispetto a quello che il loro grado di sfida prevede, ma sarebbe anche uno spreco inutile di tempo per dei personaggi che fondamentalmente moriranno poco dopo essere entrati in scena. In questo caso, essendo il nostro PNG palesemente orientato verso la mischia, noi assegneremo forza 15, destrezza 13, costituzione 14, intelligenza 10, saggezza 12 e carisma 8. A questi valori dovranno poi essere sommati i modificatori dati dalla razza. Gli orchi prendono più 4 alla forza, meno 2 all'intelligenza, alla saggezza e al carisma. Il nostro profilo di base sarà quindi forza 19, destrezza 13, costituzione 14, intelligenza 8, saggezza 10 e carisma 6. Decisamente una affabile intellettuale. Una volta calcolato il profilo, non resta a far altro che scegliere i livelli della classe. Per sapere quanti livelli di classe il personaggio dovrà avere, regolatevi sul grado di sfida previsto. Come abbiamo detto, sarà sempre livello di classe meno tot in base a che cosa abbiate scelto. Fate attenzione che il grado di sfida che dovete raggiungere non è il grado di sfida previsto per l'incontro, perché i PNG difficilmente vengono incontrati singolarmente, quindi dovete raggiungere un grado di sfida che sia ragionevole, considerando che poi questo grado di sfida verrà aumentato perché ci saranno più PNG contemporaneamente per raggiungere il grado di sfida totale dell'incontro. Anche di questo abbiamo parlato sempre nella serie del D20 System, vi lascio piuttosto il link, no, quassù, andatevi a rivedere le regole per il calcolo del grado di sfida. Nel nostro caso vogliamo che l'orco sia abbastanza forte da impegnare i giocatori, ma che non lo sia così tanto da renderlo effettivamente pericoloso se non in grossi numeri. Dato che classe e profilo d'elite, il suo grado di sfida sarà a livello di classe meno 1.
A questo punto diamogli tre livelli da barbaro per un grado sfida finale di 2. In questo modo, tre o quattro di questi orchi saranno relativamente pericolosi ai livelli bassi e numeri più vasti continueranno a essere interessanti anche ai livelli successivi, sia come orda di mobbi, sia come mobbi corollari magari a un boss più grande. Avendo deciso quale sarà il grado di sfida da raggiungere, a questo punto non resta che prendere la tabella della classe e calcolare i livelli, punti ferita, bonus d'attacco e tutti gli altri valori che dipendono dal profilo e dal livello. Questo è grosso modo quello che otterremo. Non sto a spiegarvi singolarmente ogni singola statistica del mostro. Sono equivalenti a quelle di un personaggio e funzionano esattamente come quelle di qualsiasi personaggio. Vorrei però che faceste attenzione al fatto che i punti ferita non sono stati tirati casualmente, ma è stato preso il risultato medio dei dadi. Questo non solo è più veloce da fare, ma fa in modo che tutti i PNG di questo tipo abbiano gli stessi punti ferita. E rende più facile la gestione dei calcoli delle ferite durante la partita. Per questa settimana ci fermiamo qui. Ovviamente c'è anche un discorso da fare su come assegnare i talenti e le abilità, ma è qualcosa che i PNG hanno in comune con tutti gli altri mostri e tutti gli altri incontri. Quindi ne parleremo nei prossimi video. La prossima settimana, invece, per l'arte del masteraggio, andremo a vedere come l'equipaggiamento e anche la semplice descrizione fisica di un PNG possano andare a fornire più informazioni di quello che ci si aspetta e possono andare a influenzare sia la narrazione che il comportamento dei giocatori. Come sempre, se avete domande, dubbi o perplessità, scrivetelo nei commenti qui sotto e fatemi anche sapere come voi create i vostri PNG, se usate questo metodo, se ne usate altri, quali altri metodi utilizzate nel caso e perché li utilizzate. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Schiacciate sulla campanella se volete ricevere le notifiche. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo nel prossimo video.